Anche per questo pomeriggio in diretta da Taranto, dallo studio di Via Polesi numero 10, purtroppo in solitaria perché il compagno amico Maurizio oggi è bloccato a casa per imprevisti, però non sono da solo, sono in compagnia di una graditissima presenza. Qui di fronte a me c'è Ivan Piepoli che per ironia della sorte, per caso, si trova oggi a Taranto. Insomma, poi ne parliamo insieme fra qualche minuto. Gli ho chiesto, insomma, di farmi compagnia per alleviare un po' questa solitudine, questa mancanza del fido compagno Maurizio, ma anche perché lui, sia come autore solista che come voce chitarra di Confipix, è presente nella nostra playlist dei brani che andremo ad ascoltare questo pomeriggio fino alle 18. Anche questa puntata è dedicata alle migliori uscite discografiche del panorama alternative dell'appena trascorso 2020. Anche quest'anno nella nostra playlist c'è un discreto spazio anche per artisti italiani o comunque produzioni italiane. Ascolteremo, oltre alla classifica delle migliori uscite discografiche per quanto riguarda gli album, ascolteremo anche un paio di band che sono nella sezione che io ho ribattezzato Certain Regard, perché sono band o comunque album che meritano una menzione speciale. E poi ci sarà anche spazio per la sezione dedicata ai singoli. Io inizierei subito da Manchester, fine anni 70, A Certain Ratio, attivi oggi con ancora tantissima passione ed energia. È stata una band ed è ancora adesso una sorta di alfiere di quel post-punk funk, ovvero di musica bianca contaminata con ritmo black. Diciamo che sono stati i primi nel genere, probabilmente gli unici, per un marchio di fabbrica che è assolutamente distinguibile ancora oggi a distanza di quasi 40 anni dal loro debutto discografico. Sono tornati nel 2020 con un album intitolato ACR Loco, e subito hanno acquisito una posizione nella nostra playlist dei migliori nuovi album alternative, appunto, del 2020. Per i più curiosi, il nome della band è Certain Ratio, è preso dal testo di una canzone, di un brano di Brian Eno, The True Will, tratta dall'album Take Your Tiger Mountain by Strategy, album in cui è presente un brano, Third Uncle, che ai più appassionati di musica New Wave o Dark è noto perché questa versione è stata resa molto celebre dai Bauhaus di Peter Murphy. Il brano estratto da ACR Loco, che ho selezionato per voi, si intitola Yo Yogi. Tutti in piedi, scatenatevi con A Certain Ratio.
Christmas. Certain Ratio con l'album pubblicato nel 2020 nella nostra playlist dei Music Awards per Radio Circus. L'album si intitola ACR Loco, il brano che abbiamo ascoltato invece si intitola Yo-Yogi. Vi ricordo che siamo all'ascolto di Radio RKO, ci potete raggiungere su rkonair.com oppure cercare la diretta streaming direttamente su Spreaker. Se non siete all'ascolto in diretta potete poi recuperare con tutta la calma il podcast di questa puntata sempre sulla piattaforma Spreaker per un ascolto online ma anche per un download. Il podcast è poi anche presente su diverse altre piattaforme, ne cito soltanto un paio che probabilmente sono quelle più utilizzate, i podcast di Spotify ma anche i podcast di Apple. Potete intervenire se lo volete anche live in questo momento attraverso la chat di Spreaker o attraverso il numero di WhatsApp che potete trovare sulla pagina Facebook di RKO, la radio che si vede. Poi insomma il post di questa diretta è stato condiviso anche dalla nostra pagina Facebook di Circus, insomma occasioni e modalità per poter ascoltarci ce ne sono diverse. Io sono Maurizio Mottola, oggi pomeriggio sono da solo, orfano dell'altro Maurizio Gatante, però ho di fronte a me, come vi dicevo prima, una gradita presenza, Ivan Piepoli, che poi fra qualche minuto ascolteremo con il suo lavoro da solista, ma anche con il suo lavoro con la band Comfy Pigs. Passiamo dalla sezione dei migliori album del 2020, almeno per quanto riguarda le nostre scelte di Radio Circus, alla sezione che vi ho annunciato qualche secondo fa, che io ho chiamato Uncertain Regard. Proseguiamo infatti con Depeche Mode, per i quali a mio parere è obbligatoria per il 2020 una menzione speciale grazie alla pubblicazione del documentario video e audio del loro ultimo monumentale, direi, e trionfale tour che è durato quasi 2 anni. Live Spirits si intitola il documentario, anticipato dall'omonimo film proiettato nelle sale cinematografiche prima della chiusura di questa dovuta da questa pandemia che stiamo ancora vivendo e che ci tiene lontano dalle sale cinematografiche ma anche dalle sale concerti. Live Spirits immortala, la band ormai entrata nella Hall of Fame del rock mondiale, nell'ultima tappa del tour tenutasi a Berlino. La traccia che ho selezionato da questa registrazione live è una di quelle che almeno personalmente mi fa cantare a squarciagola e quasi scendere qualche lacrima sul volto. Si intitola Walking in My Shoes, Depeche Mode. And now I'm not looking for
Allora, Depeche Mode, Walking in My Shoes da Live Spirits. Nel frattempo siamo riusciti anche a sistemare l'audio del microfono che qualcuno aveva deciso di modificare almeno nelle impostazioni audio. Ognuno ha un suo personale fantasma in casa che decide di cambiare le impostazioni del PC anche se tu le lasci esattamente uguali qua prima di spegnere, però questa è un'altra storia. Ivan, ci siamo. Io ti avevo promesso alla fine dell'anno scorso che ci sarebbe stato spazio nella nostra playlist, delle migliori uscite discografiche anche per il tuo singolo. Intanto togliamo un po' l'audio a Dave Gunn. Ti avevo promesso, insomma, che ci sarebbe stato spazio nella nostra playlist, così è stato. Insomma, siamo riusciti anche ad avere la disponibilità del singolo in tempo utile. L'altra cosa, insomma, curiosa di cui stavamo parlando anche prima di andare live è che Radio Circus trasmette in diretta da Taranto. RKO è una radio che ha la sua sede fisica a Bari. Ivan è di Bari, casualmente oggi si trova a Taranto, altrettanto casualmente oggi mi trovo da solo alla conduzione, per cui piuttosto che fare due chiacchiere telefonicamente o con un altro collegamento online, gli ho detto: guarda, a questo punto scendi, mettiti in macchina e vienimi a trovare, ed è così è stato. Ciao Ivan e benvenuto su Radio Circus. Ciao Maurizio, grazie per questa ospitata. Allora, Don't Take Me Home è il titolo del singolo che anticipa il tuo album solista di prossima pubblicazione. L'album si intitola The Kingdom of the Embalmed Bugs. Spero di averlo pronunciato bene. Perfetto, perfetto. Poi ci dirai anche cosa significa e cosa c'è dietro a queste parole apparentemente misteriose. Mentre, insomma, Don't Take Me Home è abbastanza comprensibile hai più quale sia il suo significato. Io quando ho scritto qualche settimana fa un piccolo post, insomma, per condividere la pubblicazione del singolo in formato digitale, ho ribattezzato questo brano la tua playing song personale, Chissà perché. riferimento chiarissimo alla playing song di The Cure, insomma, visto la tua lunghissima militanza nella cover band di Tra l'altro, uno dei The Cure. miei brani preferiti dei Cure, c'è da dire. Assolutamente, assolutamente sì. Sottolineo nella cover band di The Cure perché, diciamo, se dobbiamo parlare di una cover band, sicuramente questa è quella, in cui non so se dire hai militato o militi perché non Ho so, insomma, militato, ho hai militato. militato, militato. Quindi possiamo dire che è un'esperienza per il momento messa da Assolutamente sì, parte, archiviata. accantonata. Io avevo anche sbagliato nel momento in cui ho scritto quel post perché avevo detto, insomma, di Don't Take Me Home elegantemente prodotta da Marco Orselli. In realtà non è così. No. Diciamo, lui si è occupato, insomma, Del messaggio del del missaggio mastering del del disco. mastering definitivo. Sì. Io, insomma, prima di andare ad ascoltare il brano ti faccio una domanda. Io non conosco la tua vita personale, però, come ti ho anche detto prima, sono sicuro, già a partire dal titolo, che dietro questo singolo e questo brano ci sia tanto della tua vita intima e privata, poi ancora di più è evidente dal tipo di atmosfera, insomma, dal mood intimo, intimista e pieno di malinconia e di pathos che è presente nel brano. Dimmi tu. Sì, assolutamente, hai colto e mi fa piacere che il mio primo singolo abbia trasmesso proprio quello che volevo. Don't Take Me Home è effettivamente un brano autobiografico. Ti posso anche dire che è nato durante un viaggio tra Taranto e Bari, visto che ci troviamo a Taranto e io sono di Bari. A me capita spesso di venire qui a Taranto per una questione mia privata ogni weekend. Per cui un giorno, mentre tornavo a Bari in macchina, mi è venuto in mente proprio il brano, così come l'avevo immaginato sempre nella mia vita. Avrei sempre voluto comporre un brano come Don't Take Me Home, come hai detto tu, la plain song. Effettivamente, hai colto anche questo, senza che ci sia stato dialogo tra noi prima, hai colto anche questo aspetto, perché io amo molto questi brani
che hanno queste aperture musicali, questi momenti musicali, queste intro musicali abbastanza lunghe, e poi, sai, c'è l'entrata della voce, così come succede nei Cure in Disintegration. Don't Take Me Home quindi è nata come un'esperienza assolutamente personale, molto 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 privata, e in seguito a un periodo un po' particolare della mia vita ho avuto proprio la necessità di mettere in musica e in parole anche tutto ciò che stavo vivendo in quel momento. Il disco è stato scritto in 3 anni, pensa un po', e questo mi è stato da, non so come si può dire, da apripista, ma diciamo così, in realtà vorrei dire un qualcosa che ti ha acceso la fiamma, no? Io venivo da un'esperienza musicale con una band che si chiama Yamabushi, che poi si è sciolta nel 2017. Nel 2016 noi avevamo registrato un disco, e durante la registrazione di questo disco ho sentito fortemente l'esigenza di dover fare qualcosa di mio, proprio di personale, cosa che in 30 anni di musica non avevo mai fatto, perché io suono dall'89, diciamo ufficialmente, perché poi sai, quando ero più piccolo magari in casa registravo con le cassettine dei brani miei, così questo genere, con le melodiche, home recordings, poi sì, i passaggi nelle cantine. Dall'89 al 90 invece poi sono, diciamo, sono uscito di casa, ho messo la testa fuori, ho incontrato altra gente che faceva musica e ho messo su quelle band e tutta una serie di cose, quindi ho avuto una serie di esperienze, una delle quali tu l'hai citata, la tribù band dei Cure, che ho avuto per 10 anni. Parallelamente ho militato in band che mi hanno dato comunque degli stimoli particolari. Devo dire che la mia militanza in questa band che ti citavo prima, Yamabushi, mi ha spinto a realizzare qualcosa di mio, di molto personale, qualcosa che fosse completamente lontano da quello che avevo sempre fatto fino ad allora, e che quello che stavo anche realizzando parallelamente, perché io so che oggi noi parleremo anche dei Comfy Pigs, che è la mia band invece, che fa tutt'altro, ma tutt'altro genere musicale. Quindi cosa è successo? Mentre componevo per Comfy Pigs, dove io comunque compongo in un modo completamente diverso, il genere dei Comfy Pigs tu lo conosci, post-punk, noise, cose di questo genere, anche nei testi i Comfy Pigs sono molto più duri e molto spesso parlo in terza persona, esperienze magari personali, ma non proprio alle volte personali, ma cose accadute attorno a me, io le faccio mie e scrivo dei testi X per i Comfy Pigs. Per me invece il discorso è stato completamente diverso, perché mentre nei Comfy Pigs parlavo in terza persona, nei miei testi invece sono diventato particolarmente autobiografico, cosa che io non avrei mai voluto fare sinceramente, perché sono molto vergognoso, devi sapere, ho molta vergogna di mettere fuori i miei pensieri e quello che vivo al momento. Chi mi conosce sa che sono particolarmente chiuso, non sono una persona che esterna molto anche i sentimenti. Sicuramente la musica, e soprattutto l'aver così dato sfogo a le idee che ti frullavano in testa da diversi anni, sono, come dire, una sorta di autoanalisi. Assolutamente sì, la musica mi ha aiutato molto questo. Proprio, insomma, chi non riesce a tirar fuori o non vuol tirar fuori, l'unico, come dire, l'unica tavolozza di colori che ha a disposizione è la musica. Poi sicuramente penso che i vari lockdown che stiamo ancora vivendo hanno ancora di più influito sulla, certo, generazione dell'album, probabilmente. Allora, poi, insomma, quando lo ascolteremo ci renderemo conto che magari in un altro contesto, in un altro periodo, sarebbe venuto fuori qualcosa. Sì, anche se ti devo dire, il disco era quasi finito addirittura prima che entrassimo in lockdown, prima che ci fosse questo terribile periodo della pandemia, quindi è suonato particolarmente strano dopo riprendere tutto quanto, perché noi a febbraio avevamo quasi concluso, avevamo anche fatto il missaggio del singolo Don't Take Me Home, stavamo lavorando al video, tutta una serie di cose che dovevano servire per il lancio di questo singolo, e poi
è avvenuta questa, chiamiamola, catastrofe, per cui ci siamo dovuti bloccare necessariamente per più di 2 mesi. Poi abbiamo ripreso tutto il lavoro e paradossalmente, guarda, questo Don't Take Me Home, molti mi hanno detto, ma l'hai scritto durante il lockdown? In realtà no, Don't Take Me Home è del 2018, pensa un po'. Però chiaramente suona, adesso suona molto strana questa frase, non portarmi a casa. Ma Cioè... guarda, è una cosa strana, anche leggendo, per esempio, di una band di cui probabilmente parleremo e ascolteremo qui su Radio Circus tra qualche settimana, il tempo, insomma, di ricevere l'album, forse dal Regno Unito, perché non sappiamo che fine fanno i pacchi che sono in viaggio in questo momento dal Regno Unito. C'è una band, loro si chiamano Goat Girl. Nel nuovo album c'è tantissima roba che sembra che abbia riferimento alla situazione di pandemia o di lockdown, ma loro hanno smentito dicendo in effetti è materiale che abbiamo composto tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, però stranamente è assolutamente contingente, ma per un caso o per una serie di situazioni che non erano assolutamente prese in considerazione. Lo stesso mi viene in mente un album che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, il debutto solista di Orlando Weeks, ex voce di The Maccabees. Anche lui, insomma, ha composto la maggior parte dei brani che sono finiti sull'album solista prima della pandemia, però sembra un album concepito proprio in quella dimensione molto da isolamento, da solitudine, molto intimista. Probabilmente, insomma, c'è qualcosa che va al di là del vostro, come musicisti, libero arbitrio che in qualche modo vi aveva portato a questa situazione. La cosa bella che, scusami se ti interrompo, la cosa bella che vorrei assolutamente mi preme sottolineare è che ho avuto la fortuna poi di collaborare con Antonio Stea, che è un videomaker che si sta facendo abbastanza strada nel suo lavoro. Adesso addirittura ha vinto dei premi all'estero per un video cortometraggio che ha fatto per una band sempre barese che si chiama Violent Scenes. Lui è riuscito a cogliere il senso del brano dopo una chiacchierata e ha scritto chiamiamola, sceneggiatura di un video che non so se tu hai Sì, visto, del mio singolo, e ha colto perfettamente quello che era il senso del don't take me home, di non portarmi a casa. poi, visto, insomma, che l'abbiamo citato, un saluto anche a Marco Urselli, che se voi da casa non lo sapete, insomma, ma ha un suo rapporto particolare anche con Taranto e con la sua Certo. provincia. Siamo, insomma, contentissimi della sua brillante carriera. È inutile qui stare ad elencare tutti i musicisti e gli artisti con cui ha il piacere di collaborare lì a New York. Io me lo ricordo da ragazzino, in un centro sociale qui vicino a Porta Napoli, prima ancora che si cominciasse a parlare e si riprendesse fortunatamente a parlare di Porta Napoli. Lui faceva da solo il cover di Young Guts, una band industrial svizzera, perché lui ha origini Svizzera, svizzere, e sì. quella sera apriva addirittura per una storica band punk hardcore industrial italiana, napoletani contro potere. E poi, insomma, da quel momento in poi la sua ascesa è stata È notevole, quindi stata una grande siamo fortuna contentissimi per lui, insomma. riuscire a collaborare con Mark, perché Mark è assolutamente molto impegnato. Lui è nello studio di New York, lì fa registrazioni per personaggi decisamente molto, Beh, molto più visto che ci siamo, famosi citiamo e più grandi. una delle Ma ultime, Nick Cave, sì, nell'album tributo per diciamo, T-Rex. visto il mood del tuo programma, Nick Cave U2, sono solamente due dei nomi, ma lui è anche fonico di John Zorn, è stato fonico di Lou Reed, quindi insomma, avere lui nello staff è stato veramente un grosso Un successo bel per me. cappello alla Assolutamente produzione di sì. questo brano. Quindi, insomma, direi di andarlo a sentire. Poi magari dopo diamo qualche ulteriore dettaglio su come anche recuperare il video, Certo. che, insomma, è il giusto completamento al brano per tutto, insomma, quello che ci hai detto prima. Ivan Piepoli, Don't Take Me Home. Thank you.
red like golden dust. They caged my only hope and torn my heart apart. They stole our dream. It's not I yet the choice. So I looked at the stars tonight to let my eyes dry. Don't take me home. The night is cold and feels so empty. Don't take me home. I can't go away with words unspoken. Allora, sul cinguettio ritorniamo in studio. Questa era Don't Take Me Home, il primo singolo di Ivan Piepoli come solista. Stavamo chiacchierando prima sulla prossima futura uscita, se i tempi e se le situazioni contingenti te lo permettono, soprattutto, che dovrebbe essere la traccia omonima con lo stesso titolo dell'album, The Kingdom of the Embalmed Bugs, su cui ti ho chiesto qualche
informazione in più. Sì, diciamo che purtroppo siamo in ritardo, come ti dicevo fuori onda, siamo in ritardo con la tabella di marcia perché il Covid ha fatto ritardare tutto quanto, l'uscita del disco, la realizzazione del secondo video, tutta una serie di cose. Però sì, adesso stiamo approntando tutto quello che riguarda l'uscita del secondo singolo, che avrà lo stesso titolo dell'album, quindi la title track King of the Embalmed Bugs, che vuol dire il regno degli insetti imbalsamati, e avrà un genere completamente diverso. Ho cercato di, come secondo singolo, di dare un'idea comunque completamente diversa del disco, perché il disco ha 8 tracce, sono abbastanza varie tra loro fortunatamente, e quindi volevo dare anche un'impronta diversa magari a chi, non so, un genere come quello di Don't Take Me Home magari non dica nulla, Kingdom of the Embalmed Bugs magari potrebbe attirare la loro attenzione. Ok, il singolo, quello che abbiamo appena ascoltato, ma sicuramente anche il prossimo sarà disponibile, è disponibile, sì. Quello che abbiamo appena ascoltato, il prossimo sarà disponibile in formato digitale. Poi, insomma, seguite sia la sua pagina Facebook, ma sì. Probabilmente... Don't Take Me Home è uscito il video a fine ottobre, mentre a novembre è uscito su tutte le piattaforme digitali, si può anche acquistare da iTunes e tutte quelle piattaforme in cui si possono anche acquistare gli MP3. E invece poi l'album, insomma, avrà una sua l'album distribuzione avrà la fisica sua distribuzione, e ordinaria. Sì, uscirà sicuramente in primavera, perché abbiamo tardato un pochettino e sotto consiglio anche degli esperti. Aspettiamo adesso un momento migliore per farlo uscire, perché per un esordiente ovviamente l'uscita dovrebbe avvenire in un periodo di mercato, diciamo, abbastanza... Beh, penso che tutte le regole siano completamente saltate dal punto di vista della promozione, della distribuzione, anzi probabilmente è arrivato il momento di... diciamo, portare a proprio vantaggio questa situazione, anche attrezzarsi, come vedo, insomma, che stanno cominciando a fare un po' tutti con anche il live streaming, perché vedo veramente difficile una possibile ripresa entro l'estate della promozione live. Tra l'altro, senza live, per noi esordienti, per noi parlo anche di Confi Pigs, senza live non possiamo farci conoscere, e tu sai benissimo che non è facile farsi conoscere solamente con la musica online, devi anche fare dei concerti per vendere i tuoi dischi e far conoscere i tuoi singoli. Certo, il web ci sta aiutando moltissimo negli ultimi anni, se ci stai dietro, se riesci a far girare il tuo video o a far girare i tuoi brani su Spotify. Io sono stato molto fortunato, ti dirò, negli ultimi 2 mesi ho avuto più di 6.000 visualizzazioni del video, e il mio brano è piaciuto. Io ho contattato una serie di curatori di playlist di Spotify, qualcuno mi ha inserito nella sua playlist e ha avuto degli ottimi play, degli ottimi ascolti. Sai che Spotify poi ti dà il resoconto settimanale o mensile, le statistiche, addirittura il mio brano è stato ascoltato in America, negli Stati Uniti, è stato ascoltato in Inghilterra, in Germania. Sono molto contento che, bene. Io nel frattempo sto chattando con una persona che conosci benissimo, vediamo se riesce a rispondermi, perché è importante per il prossimo intervento che dobbiamo fare. Qualche secondo di attesa, perché dobbiamo parlare della tua band, quindi insomma mettiamo adesso momentaneamente da parte il progetto solista. Ecco che squilla, mi aveva detto, insomma. Pronto? Hola. Ci sei? Vedi che sei in diretta, quindi fai attenzione a quello che dici. Ah, va bene. Niente, diamo il benvenuto su Radio Circus anche a Vanni Sardiello, compagno d'avventura di Ivan Piepoli in questa band, al debutto discografico anche per questa band nel momento peggiore che si potesse avere nel corso della,
della storia musicale, perché insomma il vostro singolo di debutto, parliamo di Comfy Peaks, singolo di debutto in formato 7 pollici a 45 giri, è stato pubblicato qualche mese prima del primo lockdown dello scorso inverno, dico bene? Sì, più o meno, cioè quantomeno come video, sì, è uscito praticamente immediatamente a ridosso del lockdown. Le copie fisiche del disco sono arrivate praticamente in pieno lockdown, di fatto non c'è stato proprio modo ancora di poterle portare in giro, pazienza. Comunque, ciao a tutti, visto che ancora non avevo avuto la possibilità di salutare il pubblico di Radio Circus. Allora, io... così come ho fatto per il singolo di Ivan Piepoli, il singolo del suo progetto solista, ho inserito Comfy Peaks nella playlist di Radio Circus delle migliori uscite discografiche del 2020, ovviamente nella sezione dei singoli. Ci ho voluto scherzare un po', ho preso un po' di confidenza, perché tanto so che con voi, che con voi posso farlo. E parlando di, ovviamente scherzando, di questa neonata band di suburban noise post-punk da East London, prodotto a Seattle da Leslie Rankine, ex voce frontman di Silverfish, incendiaria band di Camden di fine anni 80, inizi anni 90, distribuito da Touch and Go. Perché, voglio dire, se non vi chiamaste Comfy Peaks, se non aveste insomma una forte appartenenza territoriale con la provincia di Bari, io non avrei nessun problema insomma a considerarvi una band che viene esattamente da quei sobborghi, da quelli di East London, e con quel sound. Un grande complimento. Perché in effetti è così, il singolo è davvero notevole. Poi una cosa su cui vi voglio fare una domanda così abbastanza secca e a bruciapelo, poi ci andiamo ad ascoltare il singolo. La scelta di suonare oggi noise e post-punk, e soprattutto di adottare testi in inglese in Italia, è una scelta che ne sono assolutamente contento, dimostra ancora una volta che le distanze fisiche non sono mai state un problema e non lo sono neanche adesso. Almeno qui su Radio Circus di esempi clamorosi nel panorama indipendente italiano ce ne sono tantissimi, uno su tutti, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, di Allison Run, che tu Vanni conosci benissimo, ma anche tu Ivan sicuramente, band di fine anni 80, inizi anni 90, che diciamo, sull'asse Brindisi-Bologna suonava quella nuova psichedelia, forse addirittura meglio di quanto lo facessero direttamente in Inghilterra o nel Regno Unito. Però dall'altro è una scelta che purtroppo, se proprio dobbiamo essere onesti, qui in Italia limita un po' la visibilità e soprattutto la condivisione appieno dei contenuti testuali o dei contenuti musicali. Quindi ero curioso di sapere perché la scelta di suonare oggi qui in Italia post-punk e di adottare testi in inglese. Ma fondamentalmente credo che la risposta sia poi tutta nel nome della band. Comfy Peaks sta letteralmente per porci comodi. Come a dire, cazzo me ne frega, insomma. Fatto, non lo significherebbe affatto, perché è semplicemente un gioco di parole che ha significato in Italia, ma evidentemente i paesi di lingua anglofona no. Quindi diciamo che è stato più che una scelta, è un istinto, cioè voler fare come cacchio ci pare, cioè fondamentalmente i nostri ascolti sono stati prevalentemente sempre insomma inglesi e americani, per quanto io non abbia mai disdegnato, anzi, musica italiana, anche cantata in italiano, anche, cioè, ci sono tantissimi esempi in Italia a riguardo anche la coniugazione del noise con la lingua italiana, vedi Fluxus, Marlene Kunz e tanti altri esempi, però niente, semplicemente quando noi abbiamo cominciato a suonare così è stato e così, cioè, così ci piace, ecco, non c'è una scelta precisa riguardo. Credo che a Ivan, che magari lui può rispondere meglio di me in questo senso, venga sicuramente più spontaneo scrivere in inglese. Insomma, io e Danilo è il bassista della band, io sono il batterista, invece sicuramente ci adattiamo alla cosa molto volentieri.
Infatti hai fatto bene anche ricordare il terzo porco, Danilo Villafranca al basso, Vanni Sardiello batteria e sudore e cambi di t-shirt, e poi Ivan Piepoli voce chitarra. Soprattutto cambi di t-shirt, Soprattutto sì. cambi di t-shirt. Il 7 pollici è ancora disponibile. Sì, certo. Quindi, insomma, chi fosse. Chi... Come dicevo prima, appunto, purtroppo non c'è stato molto verso di modo di portarlo in giro, per cui insomma, ce ne abbiamo ancora un bel po' di copie. Speriamo presto di ricominciare a suonare live e a potervi smerciare come si deve. Ok, poi sicuramente ci sarà anche altro materiale già registrato, già pronto per Sì, una noi possibile abbiamo uscita. intenzione di entrare in studio a breve, dobbiamo rifinire qualcosa ancora su due o tre pezzi, ma abbiamo una scaletta molto molto lunga, almeno una ventina di brani pronti, per cui insomma l'intenzione sarebbe quella di entrare in studio, registrare tutto e poi fare una scelta ragionata su quelli che dovrebbero essere i brani che andranno a comporre insomma, il nostro disco d'esordio. Però appunto è tutto ancora un solo parlarne, vediamo insomma come si concretizzeranno le cose. Va bene, allora io invito gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando adesso in diretta su Radio Circus RKO Radio. Se vi sono piaciuti Idols, Protomartyr, Fontaines DC, se volete supportare la musica locale, soprattutto dare una mano a giovani band, non tanto dal punto di vista anagrafico, non andiamo a svelare la vostra età, però giovanissimi non lo siete, però giovani dal punto di vista della formazione. Andate a recuperare il 7 pollici d'esordio di ConfiBix, sono due tracce, quella che andiamo ad ascoltare è Bored, è anche disponibile un video, Sì, infatti certo. la traccia audio che stiamo per ascoltare è esattamente quella del video, anche il video insomma è un perfetto completamento di di quelle che sono le atmosfere del brano Bored, poi magari insomma quando rientriamo in studio ci dite un po' di che cosa siete in particolare stanchi. Comfy Pigs Board.
Allora, anche qui c'era la coda finale, poi insomma per chi è curioso anche il video di Bored di Comfy Peaks andrebbe visto. Come dicevo prima che andasse in onda il brano, stanchi di che cosa? Di routine, di sveglie la mattina, Di ditemi routine, voi. hai detto bene, hai colto proprio immediatamente con la prima parola. Penso che anche per Vanni sia così. Che dici tu, Vanni? Di che cosa siete Ma un po' stanchi? meno, sicuramente magari è più Ivan a risentire di questa cosa. Io per fortuna faccio un lavoro molto vario, molto diverso tutti i giorni, per cui no, non, ecco, sicuramente non mi pesa la sveglia la mattina, non mi è mai pesata, ecco. Va bene, allora io vi auguro di poter ritornare sui palchi, come vi ho detto anche magari in qualche altra occasione, anche qui nelle vicinanze, però possibilmente sul palco al massimo alle ore 8, perché io ho una certa età e prima di mezzanotte devo tornare a casa, Ma perché. magari sarebbe tutto molto più facile anche per noi, perché comunque non ti credere che salire sul palco a mezzanotte sia un'esperienza così semplice, insomma. Non dico che dobbiamo arrivare a fare dei matinée, quindi dei concerti la mattina, però insomma, quando ci sarà la possibilità di ritornare a sentire musica live. Eppure in totale controtendenza mi è capitato di suonare di mattina con i Veronica Voss una trentina di anni fa, e invece delle birre sugli amplificatori suonavamo il cappuccino, ovviamente. Mi sembra anche giusto. Io ti saluto, ringrazio anche te della pazienza e di questo, diciamo, collegamento telefonico. So che sei al freddo e al gelo, per avere, insomma, la possibilità di avere linea per poter essere con noi in collegamento telefonico. Se vuoi rimanere Grazie a voi. all'ascolto, mandiamo Lunga vita a Radio Circus e a RKO. ancora un paio di brani, qualche minuto, e poi chiudiamo, insomma, anche questa diretta di questo sabato pomeriggio. Ciao Vanni. Ciao Maurizio. Ciao Anni. Ciao Ivan. Allora, andiamo avanti, sentiamo ancora un po' di musica, insomma, resta ancora con me Certo. per qualche minuto. Ritorniamo ancora nella playlist delle migliori uscite discografiche del 2020, insomma, quello che noi, anche un po' autocelebrandoci, abbiamo ribattezzato Radio Circus Music Awards. Ancora una volta, insomma, nella sezione delle menzioni speciali, ritorniamo ancora su una band di cui abbiamo parlato ripetutamente qui su Radio Circus, perché ci piace in maniera particolare. Sto parlando di Swans. Alla fine del 2020 hanno ristampato il loro capolavoro del 1987 intitolato Children of God. Agli inizi di questo 2021 è stato anche distribuito un documentario diretto dall'italiano Marco Porsia, un editor che ha lavorato in ambito musicale per la realizzazione di numerosissimi videoclip di tante band alternative. Poi, insomma, ha avuto anche diversi premi e riconoscimenti in ambito cinematografico e di sceneggiatura, di script di serie TV. Nel documentario, che si intitola Where Does a Body End? Consiglio a tutti di recuperare, anche se l'audio è soltanto in inglese, ci sono i sottotitoli in inglese, però insomma, per il materiale di archivio ne vale assolutamente la pena. In questo documentario viene approfondita in maniera, diciamo, abbastanza completa ed esaustiva la biografia della band di Michael Gira, tra adolescenza sofferta, abbandono, tossicodipendenza, alcolismo, povertà e violenza, che già da sé giustificano il tipo di proposta musicale che Michael Gira e Swans hanno offerto negli ultimi 40 anni. In particolare, con questo album del 1987, Children of God, Michael Gira cercò a suo tempo, purtroppo senza riuscirci, di imprimere una nuova visione, una via di salvezza, soprattutto personale, attraverso una particolarissima sottomissione a Dio, e attraverso la dannazione del sesso, come teorizzato nel brano che apriva Children of God, che si intitola New Mind, Swans, qui su Radio Circus. Thank you.
Allora, la cosa meravigliosa delle radio indipendenti e soprattutto che non appartengono, delle radio che non appartengono a nessuno, di poter mandare 5 minuti di sferaglianti swans alle 5 di un sabato pomeriggio. Direi insomma di chiudere insomma, dopo tanta devastazione con un altro tipo di registro. Siamo adesso nella playlist dei migliori album discografici dei migliori uscite discografiche del 2020 con un progetto che si intitola This is the Kit. In realtà è una sigla attraverso la quale la musicista Kate Stables opera già da diversi anni. Ha pubblicato ben 5 album, di cui l'ultimo con questo nome, This is the Kit, si intitola Off On, è stato pubblicato appunto nel 2020, ha guadagnato immediatamente una posizione di rilievo nella nostra playlist. È un album che, come tanti altri di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, ma di cui abbiamo parlato anche questo pomeriggio e di cui sicuramente purtroppo parleremo ancora più avanti, è un album che è stato concepito con chiarissimi e direi anche dominanti riferimenti alla pandemia mondiale che stiamo ancora vivendo. Il titolo dell'album, Off On, e di quasi tutte le sue tracce, si riferisce in particolare alle ripetute chiusure e riaperture di attività economiche, ma soprattutto di affetti personali, quindi tra restrizioni, impossibilità di vedere i propri cari, i propri congiunti, l'impossibilità anche di poter suonare live, come abbiamo appena detto prima, le notevolissime difficoltà che tantissimi musicisti, soprattutto del fronte indipendente underground, stanno vivendo proprio per il fatto di non avere la possibilità di promuovere live la propria attività. Dal punto di vista musicale, qui in Off On di This is the Kit troviamo folk, ma un folk che è soprattutto in questo album molto arricchito
rispetto a quelli precedenti da soluzioni, direi, jazzy, con un ampio uso e sapiente uso di strumenti a fiato, ma anche di banjo. Un disco che, almeno per quanto mi riguarda, nel momento in cui finisce non posso resistere e lo devo rimettere di nuovo sul piatto per poterlo ascoltare ancora e ancora. Started Again è il brano che ho selezionato, appunto, a proposito di ripartenze. Questa è This Is The Kid. Lo ascoltiamo subito, ci riaggiorniamo tra qualche minuto per i saluti finali. This Is The Kid, Started Again. Again, steadily was fall apart. Crumbling was falling down again. There you were, we are, you are. Started again. Your strength. This is your strength. Camouflage yourself, chameleon. Tell yourself no one can see.
This is the kit, started again. Io ho visto Ivan che faceva segni di assenso con la testa perché gli stava piacendo. Sicuramente lo andrà a recuperare. Siamo in chiusura, siamo andati anche un po' oltre rispetto allo spazio, per cui insomma ringraziamo gli amici di RKO Radio da Bari per la pazienza. Io ringrazio Ivan per insomma avermi fatto compagnia in questo pomeriggio. Grazie. Ringrazio anche di nuovo Vanni per l'intervento telefonico. Vi invito ad andare ad ascoltare, a scaricare, ad acquistare il singolo di Comfy Pigs Board, ma anche il singolo, anzi soprattutto il singolo di Ivan Piepoli, in attesa della pubblicazione del suo album di debutto. Questa è Radio Circus, RKO Radio. Potete trovare il podcast di questa puntata su Spreaker, ma anche sulle applicazioni che permettono il download di podcast come Spotify o come Apple. Poi ovviamente, se vi fa piacere, condividere anche il post sulla pagina Facebook di RKO, la radio che si vede, ma anche sulla pagina Facebook di Circus. C'erano altri due brani in scaletta, non facciamo in tempo a farveli ascoltare. Ci riaggiorniamo la settimana prossima. Un saluto anche all'amico Maurizio, spero che abbia risolto il suo problema sul terrazzo. Con questo freddo la vedo molto difficile. A risentirci alla settimana prossima. Ciao a tutti.